Radio Chisinau è partita. Okay. Ciao gruppo, un saluto a tutte le 2400, quanti siamo ora sul gruppo? Siamo molti, sì, più 2004 mi sa li abbiamo passati. Questa è la cialda di Pecton, abbiamo oggi qua inaugurato la nostra SOS University, che è una sala, questa multifunzione, che serve per, diciamo, espandere gli spazi del policlinico, del teaching and research. Sarebbe tutti questi banchetti dove ci sono le postazioni per chi segue le lezioni e le postazioni anche per alcuni progetti, alcune start-up che stiamo facendo, di cui però non parliamo oggi. Oggi parliamo di alcune novità, parliamo di... è vivo, pensavo così, il tuo è un bel caso pure, mi ha mandato già le foto delle radiografie Fania e sarà bene. E il tuo era facile, confronta al suo, lui poi rischiava di non fare nulla proprio. Questa è la cialda di Pecton. Il Pecton è un polimero, ok, è un polimero ad alte prestazioni. Prima c'era il PIC, ora c'è il Pecton. Se volete sapere quella che è la struttura, andatevi a cercare semplicemente le informazioni su internet, trovate tutto quanto su internet, da dove deriva la parte chimica e anche da... Vedete, c'è nella scala più inferiore c'era il PIC, ora invece c'è il PEC, che è un materiale più resistente. Il PIC tendeva a rompersi, prima era un pochino più fragile, questo invece è più forte, si svilupperà in futuro, ci saranno anche nuovi materiali, però quello che sta di fondo è che le strutture che stiamo andando a fare sugli impianti sono delle strutture che in mezzo hanno dei materiali stress assorbenti. Ok, stress assorbenti perché... la struttura dentale naturale è ammortizzata, invece i denti sugli impianti sono rigidi, è come un'auto senza gli ammortizzatori. E quindi cosa succede? Che oltre a questo c'è un altro grosso problema, che non c'è sensibilità, e se non c'è sensibilità sui denti non capisci quando stai sforzando. Se superi i limiti di flessione dei materiali si rompono. Allora l'unica cosa è prevenire le rotture, come visivamente, lo dico sempre questo, non dovete condizionare la vita ai familiari, vi fate il vostro scompartimento a casa dove c'è il cibo che potete mangiare e le cose che invece non potete mangiare lì non le trovate. Ci sono alcuni cibi che hanno sorprese dentro, semini, semi, possono avere pezzi di noci, tipo le torte vietate. Quelle che fate magari con le noci possono avere dei pezzi di gusci dentro che te ne accorgi quando il dente si rompe, che c'era il guscio di noce. L'altra cosa è del lato invece tecnico, uno è il lato abitudini di vita, ci sono cose che non puoi più fare, strappare il cibo lo tagli col coltello e lo mastichi, non strappi la bruschetta, non strappi le cose gommose tipo la carne molto dura, la tagli a pezzetti e la mastichi e cerchi di comunque quando mastichi sempre controllare i movimenti, perché il cervello ci metterà dei mesi a capire dove sono le interferenze, ok, devo fare così con la bocca, c'è un'interferenza, sbatte, allora devo fare così e memorizza, c'è una sorta, si chiama l'homunculus cerebrale, che noi abbiamo praticamente una memoria di quelli che sono i movimenti che possiamo fare. Anche con la bocca c'è una memoria che ha il cervello di quelle che sono le escursioni. Queste escursioni ci vogliono dalle 3 settimane fino ai 2-3 mesi perché si memorizzino. Per quello diciamo sempre la visita di controllo dopo 6 mesi, perché se ci sono problemi biomeccanici saltano o anche di infiammazione, rigetti, i primi 6 mesi si vedono il grosso dei problemi, dopo 6 mesi si torna al policlinico, se vanno fatte modifiche si fanno in quei 6 mesi, in quei giorni in cui si viene al policlinico. Diciamo sempre venite 2 giorni, se però ci sono problemi allora si rimane più giorni. Ok, se vanno sostituiti i denti si sostituiscono i denti, se va cambiata l'arcata si cambia l'arcata, se le cose vengono fuori usandole, cioè le arcate durante la vera riabilitazione inizia al momento in cui vi ferriamo, che vi mettiamo i ferri in bocca, è stato il... sì, ora inizia la riabilitazione. Sì. Gli ultimi giorni? Definitivi? Sì, molti pazienti ci dicono sempre, ah mi montate i denti all'ultimo, ok,
Tranquillo, che tra 6 mesi devi tornare e il controllo non è che lo vediamo in 2 giorni in più che stai. È dopo 6 mesi che vedremo se ci sono problemi. Capisci? Le gengive possono continuare a riassorbirsi e dobbiamo aggiungere gengiva. Oppure ci sono, che ne so, modifiche anche estetiche da fare, o modifiche fonetiche, o modifiche masticatorie, o modifiche proprio di struttura, che è proprio la struttura delle volte. Guarda, i problemi che noi abbiamo sono problemi o prima dei lavori, che proprio le cose non si possono fare. Per lui, per esempio, c'erano lavori, problemi prima, proprio pianificazione su di lui non si poteva fare perché aveva un tipo di osso, per la privacy non inquadro, quindi nessuno vede, un tipo di osso a clessidra dove non si potevano mettere gli impianti. Allora abbiamo pensato a delle tecniche diverse con delle griglie in titanio da stampare questi macchinari, e invece non se ne è fatto nulla perché abbiamo utilizzato una tecnica che è più intelligente, non è che è più sofisticata, è più intelligente. Se ci aveva l'osso a clessidra, noi toglievamo i denti, è di una banalità unica, che se però ti metti a smanettare in giro per il mondo, eccetera, delle volte sono in altre parti del mondo le genialità, che però se te le vai a cercare le trovi. C'è un'osso a clessidra, se io devo togliere i denti, sì, l'osso, tutta la parte di sopra collassa e non ci stava più l'impianto, sì, ok? Sì. E sotto c'era anche il nervo, certo, nel suo caso. Allora noi che facciamo? Non togliamo le radici, le tagliamo le radici, mettiamo gli impianti, integrano gli impianti, tengono l'osso, dopo togliamo le radici. Risolto. Ok, è un gioco di Tetris, non è niente di... però si risolve, qua c'ha gli impianti in bocca, verrà, togliamo e sfigliamo le radici, si possono anche non togliere le radici, lasciare lì, si possono. Sono delle volte, sì. Alla fine le facciamo tutte, così, perché se no iniziamo a interrompere, alla fine, di modo che la parte registrata è compatta, ok, e poi dopo andiamo, stacchiamo e facciamo anche un'altra ora di domande, facciamo. Dove siamo arrivati? Quindi quello che dobbiamo fare è, qua nel caso della ricostruttiva totale sulla bocca, andare a cercare di evitare i problemi. I problemi non, delle volte non li puoi eliminare, nel senso non posso darti la sensibilità perché gli impianti non sono innervati. Quello che posso fare allora è cercare di ammortizzare e mettere delle sorte di ammortizzatori. Il problema è che ci sono dei materiali che sono stabili e dei materiali che non sono stabili nel tempo, nel senso che tendono a cristallizzare, per esempio, oppure materiali che sono delle resine con una parte all'interno, come le resine di un certo tipo, insomma, che c'è una parte anche che tende a irrigidirsi, ingiallire, o perde di adesività negli anni. Allora bisogna usare certi materiali che sono stabili. Alcuni materiali si è visto, come per esempio le resine, che tendono a cristallizzare, ok, denti in resina, quelli vanno bene come provvisori, okay. I materiali che sono molto più stabili sono i compositi, le ceramiche e lo zirconio, però sono anche questi tutti i materiali che non c'entrano nulla con la natura, sono proprio come dire che il titanio è uguale all'osso, uno è titanio, l'altro è osso, uno è vivo, l'altro è una cosa morta, non è vitale, non ha lo stesso grado di flessione dell'osso. Il pecton è il materiale che più si avvicina al grado di flessione dell'osso, tant'è che viene usato in ortopedia da tanti anni, nelle protesi per esempio, protesi anche craniche, quando un paziente deve rimettere le placche che l'hanno operato, gli fanno tutta la placca per esempio in pecton, oppure ci sono protesi proprio ortopediche alla schiena, vertebre, pezzi per esempio di carpo, metacarpo, viene utilizzato da tanti anni, nell'ambito odontoiatrico questo ci aiuta ad assorbire gli stress. Qual è il punto debole di questo materiale? È che se io non ho abbastanza spessore, c'è il rischio che questo materiale, anche questo, si rompe. Si può, flettendo, si può rompere, dove? Nel punto, per esempio, tra un impianto qua e l'altro. Quello che si fa allora è eliminare quell'altro problema con un materiale di resistenza all'interno. Ok, il materiale di resistenza lo devo poi accoppiare. Questo qui dà che cosa? Resistenza alla frattura, alla compressione, è un materiale che regge molto bene, alla flessione non regge molto bene.